Il mondiale Super Sport 300 di scena al Motorland Aragon, con gara 1 che vede il figlio d'arte Loris Veneman scappare dalla pole position, impossessarsi del comando dell'operazione alla staccata della prima curva, ai comandi della Kawasaki Ninja 400 preparata dal team MTM Motorsport. Tuttavia, da lì a poco deve cedere il comando delle operazioni al campione del mondo in carica, Jeffrey Buis, passato quest'anno alla KTM, ma come sempre, tra gli stilemi caratterizzanti di questa categoria, si prefigura un plotone di testa con lo stesso Veneman, con il numero 7, a confronto con il 58, Inigo Iglesias, con un'analoga Kawasaki, preparate tuttavia dal team RT Motorsport. Tra loro si intromette anche un Giulio Garcia Gonzalez, particolarmente combattivo e competitivo, con la Kobe, tanto da ritrovarsi nelle posizioni che contano a tre giri dal termine, in compagnia anche dei fratelli indonesiani Galang Endra Pratama e Aldi Satya Mahendra, entrambi su Yamaha R3 schierate da due distinte realtà italiane, ovvero il team ProGP, oltre che BR Corse. Si arriva così all'epilogo di un emozionante, iper spettacolare gara 1, con Garcia Gonzalez che si presenta al comando ma viene bruciato in volata per soli 10 millesimi da un combattivo scatenato, estremamente esuberante, nella volata al photo finish, Inigo Iglesias, terzo successo stagionale per l'alfiere RT Motorsport Kawasaki, il quale ha avuto così la meglio rispetto a Giulio Garcia Gonzalez, con Loris Veneman a completare il podio e, come vedete, il primo italiano Marco Gaggi in nona posizione. Gara 2 in Aragona del Mondiale Super Sport 300, che inizia col botto e col brivido per una spaventosa caduta che vede coinvolto Galang Endra Pratama, fortunatamente fuori pericolo, ma questo comporta l'esposizione della bandiera rossa e un successivo restart senza, chiaramente, il motociclista indonesiano in asse di partenza. Restart, si fa trovare pronto il campione del mondo in carica Jeffrey Buis, ma anche diversi protagonisti di questa contesa svoltasi nella giornata di domenica, tra questi Thompson con il numero 50, così come un José Manuel Osuna Saez, particolarmente veloce ed efficace con la Kawasaki numero 77, ritrovandosi nel plotoncino di testa, dove si mette in mostra anche il nostro Vannucci, lo vedete inquadrato con il numero 91, la Yamaha R3, preparata dal team AG Motorsport Italia. Si arriva al rush finale di questa seconda corsa in programma in Aragona, con Aldi Satya Mahendra con il numero 57, la R3 del team BR Corse, che si porta al comando delle operazioni, salvo da lì a poco dover nuovamente cedere il primato a un José Manuel Osuna Saez, vera e propria rivelazione di questa frazione. Tuttavia, come vedete, complice questa manovra, Inigo Iglesias viene sanzionato con doppio long lap penalty e pertanto si autoestromette dai giochi per la vittoria. Lo vediamo infatti retrocedere in classifica per un ultimo giro scoppiettante che vede subito ferri corti, cortissimi, tanti piloti, tra questi Aldi Satya Mahendra e il nostro Mirko Gennai, lo vedete, con la Kawasaki del team MTM Motorsport numero 26, brucia in volata per soli 6 millesimi il motociclista indonesiano e torna così la vittoria, la terza stagionale, dopo la doppietta conseguita a Portimao. Successo dunque per il nostro portabandiera Mirko Gennai a precedere Aldi Satya Mahendra, con José Manuel Osuna Saez a completare il podio, Matteo Vannucci, settima posizione.